Avotruan, sta bella mulignana pulla stella. Mamma mia, lo campo, te faccio papà, regà. Vieni a ca, guardate qua, guardate. Mamma mia, guardate qua, madonna mia. Wow. Ah, vieni con me e te faccio la regà. Prima cosa da fare, naturalmente ci andiamo a tagliare la melanzana, ok? Tagliatelo rotondo, quadrato, triangolare, come volete voi. Mo' la ricetta originale che cosa prevede? Che deve essere fritta due volte la melanzana, ma è troppo pesante. Io la prima cottura la vado a fare alla griglia. Venite con me, mettetelo sulla griglia rovente. E giusto per chiarire che di sicuro qualche domanda mi arriva, ma perché la melanzana alla pullastrella si cuoce due volte? Perché quando si va a fare quella specie di sandwich ripieno e si va a friggere la seconda volta, che succede? Se tu la vai a friggere solo una volta, è capace che all'interno rimane cruda la melanzana e fuori si cuoce. Quindi la prima cottura la dobbiamo fare per forza. Ma io evito la prima frittura e la faccio alla griglia. Vedete? La prendo, non ci fate caso, le mani sono d'amanto, le mettiamo da parte e le facciamo raffreddare. Una volta raffreddate, condiamole con sale e un po' di pepe. Adesso mettetevele a coppia, in che senso? Una sì e una no, una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no. Che facciamo? Quella là della parte di sì, naturalmente, io al posto del prosciutto cotto, vaiù, ci vado a mettere il prosciutto crudo. Facciamo prosciutto crudo, mozzarella, poi foglioline di basilico, un poco di parmigiano grattugiato fresco. E poi andiamo a chiudere come fossero dei sandwich. Sandwich, però no americane, sandwich napoletano. Scusate. Fatti questi sandwich, tanto bello, ma che resto sandwich maiatevi. Preparatevi un po' di farina, poi do le uova con sale, pepe e parmigiano. Sbattite le uova. Mo' il passaggio è semplice. Schiacciate un po' con le mani le melanzane. Li passate, speriamo che si riesca a vedere bene dalla telecamera, prima nella farina, soprattutto nei lati, che è la parte più importante. Poi li passate nell'uovo, tanto bello, olio che naturalmente è già salito a temperatura, e lo andiamo a friggere. Mi raccomando, voglio l'olio non proprio tanto tanto bollente, però voglio fatele dorare così. Vedete? E voglio vedere tutto quanto così a casa vostra, ma raccomando, inviatemi le foto e i video delle vostre ricette sotto i commenti, che io le foto più belle le pubblico nella mia pagina. Mamma mia, bene. Se sa scegliere il colore mi preferite, è questo qua, il colore della mulignana dorata e fritta, bella dorata, guardate qua quanto è bella. E mo' che mi fa? Vabbè, io devo continuare. Però le dobbiamo anche assaggiare. Vado. Cioè, ma guardate che quanto è bella sta mulignana. Mamma mia, è talmente bella. No, cazzo, cazzo, faccio muro. Io ho preso a Pino Daniele, Massimo Troì. Con tutto rispetto, naturalmente, per la storia di Napoli. Però guardate che quanto è bella. Guardate, chi le ruquadra? Ma che palla mi ha fatto? Guardate qua. Io, naturalmente, l'ho aperta per fare il video iniziale, che voi già avete visto. Guardate com'è bella, guardate che mozzarella come fila. La ricetta originale è con prosciutto cotto. Io tenevo un po' di prosciutto crudo. Aita! Voglio capire solo una cosa. Ma chi ha mandato la dieta? Ma chi è che l'ho me? Vai! Alla prossima! Melanzane alla pullastrello a fine lavoro.